Buongiorno ragazze, bentornate a tutte sul mio canale. Oggi vi voglio girare un video vlog, spero di riuscire quanto più è possibile. Volevo farlo stamattina quando sono andata dalla parrucchiera, però non ci sono riuscita, per cui vabbè, già ci sono stata, mi sono andata a fare la ricrescita e insomma, questo è il risultato. E ora aspetto un po', poi torno a uscire perché devo andare a prendere mio figlio a scuola e poi usciamo un po', quindi vi porto con me, anzi con noi, quindi a dopo. Ciao ragazzi, allora sono tornata, sono fuori scuola di mio figlio. Oggi c'è tra l'altro una bellissima giornata di sole, troppo contenta. Comunque, sono fuori scuola e lo sto aspettando per recarci poi all'IKEA. A dopo. Allora, noi siamo arrivati all'IKEA. Allora, abbiamo preso il pranzo, ho preso gli gnocchetti, poi mio marito ha preso il riso al zafferano. Abbiamo preso questo dolcino che praticamente è tipo cheesecake, però con la granella di pistacchio e un biscotto sotto. Vediamo com'è. Allora, dentro è fatto così, con del ripieno sempre di pieno, sempre in pistacchio. Vediamo. Mamma mia, è buonissimo. Ottimo. Allora, siamo arrivati a Leroy Merlin. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Spero che mi sentite perché comunque con la mascherina è un po' complicato. Comunque.
Allora, vi faccio vedere cosa ho preso da Leroy Merlin. Ho preso le rose, ovviamente, amante di rose, non potevo non prenderle, quindi le ho presa una rossa, una che vira verso l'arancio, rosa, e un'altra sempre un rossiccio. Troppo, troppo belle, non vedo l'ora di metterle nel vaso che avevo già, quelle dell'anno scorso praticamente. E poi ho preso lei, troppo troppo bella, ed è una piantina grassa meravigliosa. Ora vi faccio vedere il resto degli acquisti. Dimenticavo che da Leroy Merlin ho preso anche questo concime per le orchidee della Compo, che ne ho sentito parlare veramente bene, per cui l'ho voluto prendere e provare anch'io a vedere come mi trovo con questo tipo di concime. Da Ikea ho preso tre di queste pirofile, vedete, semplicemente bianche, pagate 1 euro l'una, quindi ne ho prese tre. E poi ovviamente non potevo non prendere una candela, l'ho presa la ciliegia ed è buonissimissima, buona, buona, buona. Io questa già l'avevo presa un po' di tempo fa, quindi amante di candela. Di candele, non potevo non prenderne almeno una. Poi, sempre all'IKEA, ho preso questa coppia di contenitori per l'olio. Io l'ho preso in modo particolare per metterci l'olio quando faccio le pizze in casa, perché mi va mi trovo meglio, insomma, con lo spargiolio fatto in questo modo. E quindi ho preso questo qui, questa coppia. E poi ho preso questi contenitori che in effetti sarebbero per la cucina, ma io li ho presi perché, vabbè, non ci fate caso perché c'erano le piantine dentro qua. Voglio fare una bella sistemata per la mia postazione in make-up. Tra l'altro mi è stato anche richiesto di un aggiornamento e quindi comunque ho delle cose da, insomma, da sistemare, i cassetti da sistemare. E voglio vedere un attimo se riesco a sistemare quanto meglio con dei divisori. Poi, se mi trovo bene con questi divisori qua, ne vado a prendere altri per metterli nell'Alex, quella bassa, quella che ha le ruote sotto, e poi quella con la scrivania, quella col vetro sopra, che appunto è bella lunga, cioè il cassetto lungo, e lì ho tante di quelle cose, ragazze, da fare un bel decluttering, quindi fatemi sapere se volete un video del genere, così magari lo giro mentre che lo faccio e mi terrete compagnia. Nel video vedrete gli acquisti che ho fatto sia da Ikea che da Leroy Merlin. Poi sono passata anche da il Lidl, che ho trovato delle novità. Poi invece per quanto riguarda il Lidl, che infatti come vi dicevo nel video sono passata anche poi per il Lidl, come ultima tappa ho trovato delle novità per quanto mi riguarda. Ho trovato queste maschere in tessuto alla bava di lumaca e poi ho preso quella all'acido ialuronico. Ce n'erano comunque di altre tipologie, sempre in tessuto, però io ho voluto prendere queste due per provarle. Poi finalmente ho ritrovato le salviette struccanti che io adoro. E le ho prese sia quelle senza profumo, cioè nel senso quelle per pelli se secche e sensibili, che quelle per pelli normali e miste, perché comunque mi trovo in entrambe. Poi ho trovato questa novità per i capelli, shampoo, balsamo e ovviamente la maschera abbinata alla papaya. Sono prodotti vegan, vediamo come sono. E il profumo è buonissimo, c'erano cioè sia questi con il profumo alla papaya che alla banana, ma a me non piace assolutamente, e quindi ho preso questo alla papaya che non vedo l'ora di provare. Quindi questi sono stati tutti gli acquisti che ho fatto nel mio giro di oggi, dove vi ho portato con me nel vlog. Io vi saluto, ringrazio per aver visto questo mio vlog, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia soprattutto fatto un po' di compagnia. Io vi mando un bacio. Se volete, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciatemi un like. Ciao ragazze!